È l'ultimo atto della stagione ciclistica in Toscana per la categoria dilettanti elite under 23. Un cordiale saluto, gentili telespettatori sportivi, dalla zona industriale di Gello e dalla Ecofor Service, amministratore delegato Rossano Signorini, un grande appassionato di ciclismo, sede di ritrovo e di partenza ufficiosa per la 69esima edizione della Coppa del Mobilio, gara nazionale che vedrà la partenza ufficiale da Via Vanni. A questa competizione poco meno di 80 gli atleti, ma tra questi la maglia iridata, eccola qua, del campione del mondo Under 23 Filippo Baroncini, con lui anche il suo compagno di squadra Gazzoli, ovvero i due grandi protagonisti e dominatori della 70esimo Gran Premio Ezio del Rosso domenica a Montecatini Terme. 13 le formazioni che si apprestano a prendere il via, lo stanno ormai per fare agli ordini della direzione di corsa affidata a Gabriele Tordiglione e a Mario Mecacci. L'organizzazione della ciclistica Mobilieri Ponsacco, del presidente Franco Fagnani, il patrocinio del comune di Ponsacco. Tra gli ospiti di questa manifestazione anche il presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo, Saverio Metti, assieme al vicevicario Mauro Renzoni. E allora, visto che siamo alle battute iniziali, seguiamo intanto questa cerimonia di premiazione davvero significativa, una pietra miliare, un dirigente storico della ciclistica Mobilieri Ponsacco come Silvano Marchetti ha consegnato la medaglia d'oro a Filippo Baroncini, il campione del mondo di ciclismo Under 23, alla presenza dell'assessore allo sport del comune di Ponsacco Francesco Vanni, lo stesso presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo Saverio Metti e poi naturalmente di Franco Fagnani, il massimo dirigente della Mobilieri Ponsacco. Poi lo stesso Marchetti ha passato la maglia ed eccola la maglia iridata davanti a lui. Siamo con il presidente dunque, ultime due battute stagionali, domenica a Montecatini e oggi questa gara. Stagione è stata, Saverio? È stata una stagione lunga, una stagione che fortunatamente ci ha riportato a un numero di gare che per la Toscana sono abbastanza importanti. Confidiamo che con le nuove norme attuative in merito degli Under 23 Elite, con la reintroduzione delle gare regionali il prossimo anno, possiamo ritornare a quelli che erano i numeri pre-Covid e quindi riuscire ad avere un calendario abbastanza distribuito e che copra tutta la stagione. Questo dovrebbe sicuramente aumentare la possibilità di ragazzi che possono correre, perché quest'anno chiaramente con le gare nazionali limitate a massimo 7 corridori, molti hanno avuto poco spazio, hanno avuto anche sempre una concorrenza molto molto agguerrita e di altissimo livello, come abbiamo visto poi anche domenica scorsa a Montecatini, che chiaramente quando hai il campione del mondo e il quarto classificato al mondiale è chiaro che il livello è altissimo. Quindi il prossimo anno sarà un anno secondo me di rinascita e di crescita, soprattutto per quegli atleti primi anni, secondi anni che hanno necessità di correre, hanno necessità di fare esperienza e hanno necessità di crescere con gradualità. Torniamo fra un attimo al presidente, ma intanto le immagini ci mostrano i 14 protagonisti di una fuga che si fa subito interessante. I primi ad attaccare sono stati Mammì del team Malmantile e poi Regnanti della Maltinti Lampadari Banca Cambiano. Mammì ha perso contatto, Regnanti è stato raggiunto da 13 inseguitori ed ora dunque abbiamo al comando questi 14 atleti che al 20° chilometro è terminato. Infatti il terzo giro attorno a Ponsacco, sono 4 giri in programma di 8 km più i 2 di 46 km con le salite di Santo Pietro Belvedere e di Peccioli. Questo è il percorso di questa gara, come sempre naturalmente a frazioni, perché i primi 15 di questa gara in corso di svolgimento saranno poi impegnati nella cronometro pomeridiana. I 14 al comando con il numero di gara
3 Persico del team Colpa, che il 20 Santucci 00 team, il 30 Petrelli CTF Friuli, il 35 il colombiano Carmona Etruria team Sestesi Amore e Vita, poi due atleti della Gragnano, il 43 Italiani, il 47 Biancalani, il 50 Garibbo, il 51 Regnanti, il 54 Gimignani, tutti e tre della Maltinti Banca Cambiano, il 57 Epis della Iseo Rime Carnovali assieme al compagno di squadra Parashak con il 58, poi Marcellusi con il 62 della Mastro Marco Sensi Nivali e per finire Michelucci della Polisportiva Tripetetolo e Baseggio numero 39 della General Store. Questi 14, questo è il gruppo che per il momento non reagisce ed il vantaggio è destinato ad aumentare. Torniamo a Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo. Se ne va l'attività in linea per questa stagione 2021, inizia il fuoristrada, inizia il ciclocross. Che prospettive ci sono? No, quest'anno a livello regionale abbiamo il massimo, il record delle gare che si svolgeranno in regione. Abbiamo parecchie gare nazionali, quindi quelle che danno poi il ranking per andare agli italiani. So che ci sono già delle iscrizioni, perché sia su Lucca sia su Firenze sia tutte le nostre date sono abbastanza piene. Più ci sono il campionato regionale e le gare regionali, che nel ciclocross ormai è diventata una disciplina abbastanza ormai riconosciuta, perché viene fatta fortunatamente anche nell'ottica della multidisciplina da tanti atleti. Fa bene, fa imparare anche a usare la bici, a guidarla, e quindi poi sai, la tendenza adesso è quella di fare provare a tutti gli atleti quelle che sono le discipline della bicicletta, e quindi credo che quest'anno con il ciclocross faremo veramente una bella stagione e che ci porterà poi a gennaio, poi per la ripresa dell'attività degli allenamenti. Ecco, faremo un'altra domanda per concludere con Saverio Metti. Queste immagini si riferiscono al 52esimo chilometro, siamo sulla salita di Peccioli con i 14 al comando, Persico, Santucci, Petrelli, Carmona, Italiani, Biancalani, Garibbo, Regnanti, Gimignani, Epis, Parashak, Marcellusi, Michelucci e Baseggio, che hanno portato il vantaggio a 2 minuti e 30 secondi. Saverio, è naturalmente per Saverio intendiamo il presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo, che iniziative il Comitato intende attuare durante l'autunno e durante l'inverno prima della ripresa poi a fine febbraio? Allora, abbiamo deciso di reintrodurre dopo un anno di stop dovuto a tante cose le premiazioni regionali, quindi faremo la classica manifestazione di premiazione di tutti quelli che sono gli atleti che si sono distinti sia con i campioni regionali ma anche a livello nazionale e chi è potuto esserlo a livello internazionale. Quindi questa è un'attività che faremo. In più abbiamo messo su un calendario di corsi molto intenso, perché è iniziato ora il corso di T2 con più di 30 iscritti, e quindi siamo molto contenti di questa cosa, perché i direttori sportivi servono per seguire poi le attività di tutti i nostri ragazzi, specialmente quelli TA2, che sono il vecchio primo livello, che seguono proprio i giovanissimi, che è la linfa che dobbiamo coltivare in modo migliore. E comunque ci sono anche in programma poi altri corsi, direttori di corsa e anche di secondo livello, che poi verranno, magari se andate sul sito della federazione sicuramente troverete tutte le informazioni. E poi c'è un'iniziativa che stiamo cercando di andare a mettere in piedi con il nazionale, che ancora non riesco a darvi dei dettagli maggiori, ma sarà, se riusciamo a farla, veramente una cosa entusiasmante. E poi abbiamo messo su degli stage dei tecnici, perché credo ci voglia un attimino di migliorare quello che è l'approccio alle gare, facendo degli stage multidisciplinari con i tecnici di tutte le categorie e di tutte le discipline, in modo da farli dialogare fra di loro per farli convivere un po' meglio nelle strutture tecniche. Poi dopo è inutile arrivare sempre all'ultimo momento con le convocazioni, bisogna partire più lontani e fare un lavoro che sia più programmato e progettuale. Quindi io credo che da ora in poi non è che finisce il lavoro, inizia il lavoro, perché
quando bisogna programmare per la prossima stagione bisogna partire ora, anzi forse già anche un po' tardino, per avere poi i risultati a febbraio quando inizierà la stagione. Mi fa piacere essere qui perché credo che se lo merita la Morbidelli di Punsacco, se lo merita questa corsa che è una delle classiche di chiusura della stagione. Abbiamo iniziato con la Firenze-Empoli ormai a febbraio, siamo a ottobre e credo che la Toscana comunque si sia distinta per la notevole attività che abbiamo fatto. Quindi voglio ringraziare tutti gli organizzatori delle gare, tutti quelli che si sono adoperati nelle gare, gli operatori, direttori di corsa, staffette, tutti quanti. Con tutte le difficoltà che ci sono state, però credo che siamo stati in grado di dare un livello alto delle nostre gare che ci consente poi di guardare con molta fiducia al prossimo anno. Bene, grazie a Saverio Metti, buon lavoro naturalmente. Grazie a voi. Bene, grazie al Presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo e allora andiamo nuovamente a vedere da vicino questa 69esima edizione della Coppa del Mobilio organizzata grazie all'impegno di Franco Fagnani che è il Presidente e naturalmente dei suoi collaboratori, una gara che quest'anno annovera anche sponsor nuovi come Aringhieri Distribuzione, come Tagliagambe e Zilio, arredi e attrezzature, bar e ristoranti, Gianni Mila, oltre a Ecofor Service, a Enoteca Le Melorie, a Marmugi, calzature e pelletteria, Elettropiccoli 7351, Favilli Pneumatici e poi tanti altri sponsor. Quindi una gara che si svolge tra l'altro in una splendida mattinata di sole e poi nel pomeriggio potrete vedere le immagini domani sera sempre con inizio alle 20:10 su canale 96 Teleiride, le immagini della cronometro che quasi sempre ha deciso questa Coppa del Mobilio. L'anno scorso vinse Michele Gazzoli in volata con la maglia della Colpac, quel Gazzoli giunto secondo a Montecatini e quarto quest'anno in Belgio al campionato del mondo vinto dal suo compagno di squadra Baroncini. Per quanto riguarda invece la cronometro si impose Luca Coati che ottenne poi la vittoria nella Coppa del Mobilio. Tornando all'attualità per quanto riguarda questa edizione della Coppa del Mobilio, i 14 proseguono il loro tentativo di fuga, hanno un vantaggio sempre consistente, oltre 3 minuti nei confronti del gruppo e quindi complimenti a questi atleti che dal 12° chilometro sono al comando: Persico, Santucci, Petrelli, Carmona, Italiani, Biancalani, Garibbo, Regnanti, Gimignani, Episse, Parasciac, Marcellusi, Michelucci, Baseggio e quindi sono loro i protagonisti fino a questo momento che transitano in questo momento dalla zona del traguardo. Dovranno percorrere ancora 46 chilometri perché dovranno tornare a ripetere quel lungo tratto in linea di 46 chilometri con le salite di Santo Pietro Belvedere e di Peccioli prima della conclusione in via Vanni dopo 124 chilometri, media attorno ai 44 orari. Ricordiamo oltre a Gabriele Tordiglione, direttore di gara, anche il Mario Mecacci, poi Dainelli, Sbrilli, Batelli, Tani per quanto riguarda il collegio di giuria, mentre il cambio ruota a team Casolari Orfeo, il servizio formazione Massimo Capocchi e Gabriele Varignani del gruppo 4 Radio Corsa, la scorta tecnica del gruppo Capannolese, mentre queste sono le immagini che ci mostrano il team Colpac e Ballan a condurre il gruppo che accusa oltre 3 minuti e mezzo di ritardo a 46 chilometri dalla conclusione. Il campione del mondo Filippo Baroncini è ancora in gara con la sua fiammante maglia di campione del mondo, maglia iridata, mentre è cambiata invece la situazione quando siamo ad una ventina di chilometri dalla conclusione, poco meno, perché sono rimasti in quattro sulla testa della gara. Si tratta di Gemignani che sta facendo l'andatura, numero 54, l'atleta fiorentino di San Godenzo della Maltinti Lampadari Banca Cambiano, in seconda posizione, andiamo a vederlo, eccolo qua,
qua Matteo Baseggio della General Store SGB Fratelli Curia, poi in terza posizione abbiamo Jaroslav Parashak della Iseo Rime Carnovali, questo è Gabriele Petrelli che invece corre nella formazione della Cycling Team Friuli. Questi sono i quattro atleti che affrontano l'ultima difficoltà di giornata, appunto la salita di Santo Pietro Belvedere, dopo aver superato anche quella di Peccioli, quando la situazione praticamente era invariata, con i 14 al comando e con il gruppo che addirittura ora ha un ritardo superiore ai 7 minuti. Quindi saranno sicuramente i 14 atleti, ora i 4 e i 10 che si trovano alle spalle, i protagonisti della cronometro pomeridiana. Ci sarà da conoscere il 15esimo che disputerà la prova contro il tempo in questa 69esima Coppa del Mobilio, patrocinata dal Comune di Ponsacco, con la sindaca Francesca Brogi, l'assessore allo sport Francesco Vanni, organizzata dalla Ciclistica Mobilia di Ponsacco. E intanto Marcellusi della Mastro Marco Sensi Nibali a condurre il drappello degli inseguitori, che si è leggermente frazionato. Ecco qua Marcellusi, vincitori a Castiglion Fibocchi in questa stagione, che appunto è portato a fare l'andatura con gli altri che lo stanno seguendo. Hanno un ritardo già di una ventina di secondi, ma aumenta questo ritardo, quindi vedremo se riusciranno a riportarsi sui quattro. Ecco qua Biancalani, numero 47, maglia della Gragnano Sporting Club, sono i sette che si trovano alle spalle dei quattro al comando della gara. I quattro che naturalmente di comune accordo hanno inscenato questo tentativo di fuga prima di giungere a Santo Pietro Belvedere. Siamo ormai a una dozzina di chilometri dalla conclusione di questa gara, come sempre molto veloce. Una gara che si corre dal 1952, che costituisce un'eccellenza per lo sport della provincia di Pisa e per Ponsacco in particolare, e che grazie all'impegno appassionato di Franco Fagnani è stata riproposta anche quest'anno. Siamo tornati sui quattro al comando della gara, naturalmente siamo sempre a vedere intanto gli inseguitori, ecco qua infatti con il numero 51 Regnante, abbiamo visto Carmona qualche istante fa, poi l'atleta della Iseo Rime Carnevali Epis, quindi torna Marcellusi, siamo sempre sul drappello alle spalle dei quattro che stanno comandando la gara, va Michelucci della Polisportiva Tripetetolo a fare l'andatura, poi è la volta di Biancalani, quindi questi sono i sette alle spalle. Leggermente più attardato Santucci, dell'atleta dello 00 team, mentre quando risaliamo con la moto e siamo ormai a 6 km dalla conclusione troviamo Samuele Gimignani, il quale ha perso una manciata di secondi proprio al culmine della salita di Santo Pietro Belvedere ed ora è all'inseguimento per cercare di raggiungere i tre rimasti al comando, vale a dire il numero 30 Gabriele Petrelli della Cycling Team Friuli, il 39 Matteo Baseggio della General Store SGB Curia e Jaroslav Parashak della Iseo Rime Carnovali. Eccoli i tre battistrada condotti proprio da Parashak, ora è Baseggio, terzo domenica nel Gran Premio Ezio del Rosso a Montecatini Terme, poi sarà la volta di Petrelli, sono ormai nella zona della circonvallazione di Ponsacco, dovranno raggiungere le Melorie, siamo al cartello dei 5 km dalla conclusione, come si può vedere da queste immagini, e il vantaggio dei tre è di una ventina di secondi nei confronti di Gimignani, poi a 1 minuto e 40 viaggiano 10
ulteriori inseguitori che facevano parte del drappello dei 14. Il gruppo continua a viaggiare con quasi 8 minuti di ritardo e quindi non ha nessuna speranza di poter tornare in corsa ed essere protagonista, coloro che ne fanno parte. Tra l'altro è ancora in gara il campione del mondo Filippo Baroncini. Primo piano su Baseggio, un buon cronoman. Baseggio arrivò quinto l'anno scorso nella Coppa del Mobilio, quindi può giocarsi sicuramente il successo quest'anno. Due buon cronoman anche Petrelli e Parashak, e se questi tre, come appare ormai quasi definito, andranno a giocarsi il successo sul traguardo di Via Vanni a Ponsacco, sarà davvero una bella sfida fra questi tre, mentre Gimignani non ha ancora perso naturalmente le speranze di rientrare, ma il suo distacco va aumentando, è già di una venticinquina di secondi quando siamo a 4 km dalla conclusione di questa Coppa del Mobilio edizione 2021. In segreteria Daniele Brotini per quanto riguarda questa gara: ottimo il lavoro in corsa di tutti gli addetti, tenuto conto anche delle difficoltà oggettive che si sono presentate, nel senso che i battistrada hanno avuto un vantaggio così consistente sul gruppo, 7 minuti e mezzo attualmente, e quindi dal punto di vista della circolazione stradale, dal punto di vista del traffico, non è stato facile gestire questo divario tra i battistrada e chi sta inseguendo. Con lodevole bravura lo stanno facendo tutti gli addetti ai lavori, al quale dobbiamo dire davvero e rinnovare i complimenti per come stanno operando e lavorando. Ancora immagine sui tre: Petrelli, Parashak e Baseggio. Baseggio è un buon velocista, ma sarà interessante seguire questo sprint in caso di arrivo dei tre, a meno di qualche allungo in questi 3 chilometri finali che mancano. Siamo al cartello dell'ingresso in Ponsacco per questa gara in linea, la prima frazione della Coppa del Mobilio. E poi la cronometro pomeridiana, lo abbiamo detto, la potrete seguire domani sera alle 20:10 con i primi 15 che si classificheranno al termine di questa prova che ormai è a un paio di chilometri e poco più dalla conclusione, 2,5 per la precisione. Petrelli va a fare l'andatura in questo momento, servizio cronometristi della sezione di Pisa per quanto riguarda la cronometro, il photo finish curato dalla sezione di Firenze della Federazione Italiana Cronometristi. È l'ultimo atto della stagione ciclistica Elite Under 23 in Toscana, una stagione che ha visto peraltro un buon numero di gare allestite, mentre Petrelli cerca l'allungo. È l'atleta della Cycling Team Friuli che a 2 chilometri circa dalla conclusione ha cercato di sorprendere Baseggio, che sta riportando Parashak sulla sua ruota, cosa che avviene in questo momento. Dunque si ricompone il terzetto che è stato protagonista in pratica negli ultimi 13 chilometri dalla salita di Santo Pietro Belvedere fino al traguardo. Intanto superato il cartello dei 2 chilometri alla conclusione, con Petrelli a fare l'andatura, Baseggio in seconda posizione, Parashak in terza, e sono già ormai 40 secondi di ritardo per Gimignani, che a questo punto non ha più possibilità per poter riportarsi sui tre con i quali viaggiava prima dello scollinamento da Santo Pietro Belvedere, quando ha mollato di poco l'atleta di San Gaudenzio, ed ora si trova praticamente in quarta posizione alle spalle di questi tre atleti condotti da Petrelli, il cui tentativo non ha avuto successo qualche istante fa, quando a 2,5 chilometri dalla conclusione ha provato a sorprendere Baseggio
e Parashak. Ormai siamo in vista del triangolo rosso dell'ultimo chilometro, che è posto 100 metri prima dell'ingresso sul rettilineo di arrivo, il lungo rettilineo di arrivo. Superato il triangolo rosso, ora una curva a destra e siamo praticamente sul rettilineo, sulla strada che da Pontedera porta verso Ponsacco, con arrivo in via Vanni nei pressi della sede della mostra del mobile che per tanti anni è stata allestita e organizzata. Dunque si va a concludere questa 69esima Coppa del Mobilio, 14 indiscussi protagonisti, li abbiamo ricordati più volte, 3 quelli finali con Parashak che sta facendo l'andatura, Baseggio in seconda posizione, Petrelli in terza, Gimignani a 40 secondi, poi a 1 minuto e 50 viaggia l'ulteriore plotoncino dei 10 a completare proprio il drappello che ha fatto la storia di questa competizione e che saranno anche coloro che daranno vita alla cronometro assieme a chi vincerà la volata del gruppo. È iniziato lo sprint, Petrelli è scattato, vedete Baseggio va a guadagnare la sua ruota, ora le immagini anche dalla seconda telecamera, eccole qua con Baseggio al centro strada che ha la meglio nei confronti di Parashak in terza posizione, Petrelli. Dunque questo l'ordine di arrivo di questa competizione, la vittoria di Baseggio, intanto arriva quarto Gimignani a 43 secondi di ritardo, e poi arriva Carmona, il colombiano dell'Etruria Team Sestese Amore e Vita a 1.48, a 1.51 Marcellusi davanti a Epis, Michelucci, Regnanti, Biancalani e Garibbo, e questo l'ordine di arrivo. Poi arriva il gruppo con D'Amato che ottiene la 15ª posizione, 16esimo è il campione del mondo Filippo Baroncini. Questo dunque l'ordine d'arrivo della frazione in linea. Toscana felice per Matteo Baseggio perché domenica terzo nel Gran Premio Cederossa a Montecatini, oggi questa bella vittoria Matteo. Una bella vittoria, sto bene in questo finale, dopo il terzo posto di domenica il Del Rosso, oggi mi sentivo bene, subito in fuga in 14, poi siamo rimasti in 3 e ce la siamo giocata in volata qui. Bene. Senti, la Coppa del Mobilio si decide quasi sempre a cronometro, allora come va Baseggio a cronometro? Baseggio l'anno scorso ha fatto 5º e quest'anno proveremo a portarla a casa, dai. Siamo con Saverio Metti, presidente del Comitato Regionale Toscana di Ciclismo, e poi Francesca Brogi, sindaca di Ponsacco. Saverio, hai seguito, ti abbiamo visto questa competizione? Sì, io lo sai, mi piace viverle le corse più che guardarle. E è stata una manifestazione organizzata benissimo, la strada era tutta coperta di incroci, le rotonde. Credo che poi sia venuta fuori una fuga fin dall'inizio, che a fine anno così ci sta, che magari qualcuno abbia tentato e gli è andata bene. E quindi faccio complimenti a tutti, ma soprattutto faccio complimenti agli organizzatori, perché mettere su una manifestazione così di giorno di lavoro non è mai facile. E invece è andato tutto bene, ora guardiamo la cronometro, ma comunque sono convinto che il tempo ci ha assistito e quindi è andato tutto bene. E voglio ringraziare proprio l'amministrazione comunale perché hanno in mente progetti importanti, anche rivolti al ciclismo giovanile, che sicuramente faranno sì che nella zona ci sia la possibilità di praticare questo nostro sport, che ora con il Covid ci ha dato tante soddisfazioni di tanta gente che si dedica alla bici. Quindi li voglio ringraziare e niente, ci vediamo il prossimo anno. Bene, grazie a Saverio Metti, eccoci con Francesca Brogi. Un'eccellenza, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, questa gara onorata quest'anno anche dalla presenza del campione del mondo. Sì, è una gara storica, un appuntamento annuale che fa parte della nostra tradizione, un evento sportivo di livello che quest'anno ha visto la partecipazione addirittura del campione in carica, e quindi un grande onore, un grande orgoglio. Il mio ringraziamento va ovviamente alla Ciclistica Mobilieri che è riuscita anche quest'anno ad organizzare tutto questo. Come amministrazione ci teniamo particolarmente a questo evento e infatti abbiamo ampliato
aumentato e ha aumentato le risorse a disposizione, perché purtroppo con la pandemia e il passare del tempo è sempre più complicato organizzare una gara di questo tipo, ma è bene che vada avanti per Ponzacco, per il ciclismo e per il mondo dello sport. Siamo con Aringhieri, è entrato nel ciclismo, è entrato vicino a questa Coppa del Mobilio grazie a questo rinnovato impegno, un gran bel successo per questa competizione, anche per il numero degli sportivi presenti, Aringhieri. Sì, molti sportivi quest'anno, io è la prima volta che seguo la gara, l'ho seguita in un modo molto particolare, sono stato molto attento alla sicurezza, all'organizzazione, devo fare complimenti a tutto lo staff. I partecipanti hanno lavorato in sicurezza, nonostante che magari sia stato un piccolo quiproquo, l'ambulanza è arrivata al contrario, ma sono stati perfetti, quindi siamo molto molto contenti e speriamo anche che continui così, che continui a diventare sempre più importante questa Coppa. Siamo con Cocchiola, che abbiamo presentato come il braccio destro del presidente Franco Fagnani, ormai questa denominazione è andata avanti. Mi pare un bel successo, siamo a metà di questa giornata dopo la gara in linea, Cocchiola. Mi sembra che sia andato tutto bene, io ho visto la gara in più punti, mi è sembrato anche che ci fosse abbastanza pubblico a vederla, che siamo molto contenti. Cose. Poi la soddisfazione anche di averci avuto il campione del mondo. Siamo contenti, per ora sembra che vada tutto bene, spero che continui anche nella cronometro senza problemi.